Buongiorno dormiglioni e bentornati in Texas con questo nuovo video. Nello scorso episodio ci siamo lasciati dopo aver visitato in lungo e in largo la bellissima cittadina di Bandera, capitale mondiale dei cowboy. Oggi invece passeremo insieme la serata a Bandera, andando a mangiare nell'osteria dei veri cowboy, o così dicono, e recandoci nel saloon più vecchio della città per un dopo cena. E quindi se siete pronti andiamo e godetevi il video. Aspettavamo di trovare tutto in Texas, ma non i cervi, ma proprio tipo Bambi. Stiamo scendendo molto piano, immacolati con i cerchi bianchi su. Vediamo se riusciamo ad avvicinarli. È pieno, proprio alle nostre spalle. Guarda, ci stanno osservando, tra l'altro, pure che ci vengano a incornare. Ma la tipa, quella che guidava il carro con i cavalli oggi, ci ha detto che si può dare da mangiare, quindi stiamo provando con una barretta. Senti. Questo pacchettone di blueberry, come si chiamano? Di mirtilli, $1.70, quindi tipo $1.50. E le tasse? Le tasse da aggiungerci, però pochissimo. Che sta facendo questo supermercato? Volete formaggio? Eccole qua. Mamma mia. Direi proprio di no. Aspetta, devi scegliere la... Fai l'espresso, sì. Vai. Certo che i cani qui se la passano bene. Lo prendi un succo per la colazione? Ma ce la fai? È un gallone. Povero santuccio. Solleva. Ai! No, troppo dolorante. Guarda i mini cocktail. Choco chiller. Siamo nel locale che vi dicevamo prima, quello dove mangiano i veri cowboy. E niente, ora vediamo cosa ordinare, ma intanto le selle là molto carine. Vai, allora, intanto siamo nel secondo ristorante più vecchio di tutto il Texas, che serve cibo dal 1921. Ho preso zuppa di broccoli e formaggio insieme al toast al formaggio. Tu che hai preso? Io ho preso un hamburger di pollo, visto che oggi l'abbiamo mangiato di carne, e con delle semplicissime patatine. Mm.
È un po' piccante, però è buona. Bello importante. Com'è? Non piccante, peccato. Mi cadendo. Non get shot to death, Dick Durham. Thank you very much. Thank you very much. Kindly remind everybody, remember your bartenders, your waitresses, bad girl. My friends tell me they see you out with others. And you'll keep hurting me, I know. Queste due birre ci sono state offerte. Sono andata al bancone a comprare due birre. A parte l'incomprensione tra la barista e me, che non ci riuscivano a capire, ad un certo punto è arrivato un signore e ha posato $20 sul tavolo e ha detto: queste le offro io. Abbiamo scelto le birre, mi guarda e poi mi ha detto: welcome to America. Però il texano, quindi era un po' più, non mi ricordo più com'è, non lo saprei di fare. E sono sicure, grazie, sei convenevole. Sono tornato qua e gli ha detto: senti, ma quel signore ci ha offerto le birre. E io lo immaginavo, perché in retroscena, mentre lui era andato a prendere le birre, questo signore mi guarda, che aveva capito che fossimo turisti, e mi fa: da dove venite? E ho detto: Italy. Nemmeno il tempo di finire la parola Italy, è scattato in piedi alla velocità della luce e ha raggiunto lui al balcone. E poi ha detto: welcome to America. Quindi secondo me voleva assicurarsi che non fossimo di un altro stato americano. E niente, è stato molto strano, molto strano, vero? In tutto questo ho tolto l'etichetta per attaccarle nel mio diario dei viaggi, visto che dice The Lone Star e il Texas è chiamato The Lone Star Country. Che quella pausa? Perché non sono sicura che sia country. Comunque, però siamo, penso di sì. Siamo in questo posto ultra fighissimo. Sì, vorrei molto darvi, country. Vorrei darvi maggiori informazioni, però non ne abbiamo, perché il signore ha iniziato a raccontarmi qualcosa del tipo: questo è il secondo pub, bar, secondo saloon. Saloon più antico del Texas o della città, non l'ho ben capito. Poi mi diceva il tavolo: vedi questo tavolo? E mi ha guardato e ha detto: never mind, tipo non importa. Io ho detto: no, ti prego, racconta. Ma però se n'è andato poi. Comunque c'è un tavolo firmato da un tipo super famoso. Super famoso. Noi ignorantissimi non sappiamo chi è. Cercheremo anche quello. Vi scriviamo il nome qui e ora ve lo inquadriamo. Hank Williams, Love the Young. Siamo tornati in guest house e stiamo per andare a letto perché sonno atroce, ma questa stanza è buggata, ha un bug gigante. Vi facciamo vedere. Quando si apre la porta si apre il tetto. Quando lui apre e chiude la porta succede questo. Lo rifaccio? Vai. Non penso sia normale tutto ciò. Ma perché? Non lo so, non lo sappiamo. Però vabbè, è una sorta di allarme se qualcuno ci apre la porta di notte. Guardala da questo punto di vista. Vabbè, comunque, buonanotte, a domani.